E invece cosa ho detto? Il contrario? Perfetto, allora ho messo insieme un po' tutto, chiedo scusa e la stanchezza. No, allora, ricominciamo da capo, Caterina Rossetti, ci aiuti a capire lei allora il posto in cui siamo e cosa faremo, naturalmente per chi vuole, tra pochi istanti. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti, appunto mi associo al benvenuto del direttore e in particolare vorrei ringraziare Chiara De Vecchis, presidente AIB Lazio, e Matilde Fontanin, rappresentante dell'AIB, per aver avuto averci dato questa grandissima opportunità di accogliervi, perché appunto attraverso una piccola biblioteca come quella che appunto che ho la fortuna di cui essere responsabile, che è la biblioteca della Cartiera Latina Fabrizio Giucca, è una piccola biblioteca dedicata tra l'altro a un giovane, qui siamo tra giovani, Fabrizio Giucca era un giovane naturalista, un giovane ricercatore, un guardiaparco che ha lavorato per tanti anni nel parco, che purtroppo morto prematuramente, quindi ci è sembrato giusto dedicare a lui questa piccola biblioteca, che piccola ma è specializzata in particolare negli aspetti, nei due ambiti di interesse del Parco Regionale dell'Appia Antica, quindi da una parte l'ambiente, la natura di questo territorio e non solo, e poi dall'altra parte la storia, la grande storia di questo territorio, l'archeologia, l'arte. È una biblioteca che, per quanto piccola, è entrata recentemente nel sistema bibliotecario nazionale e soprattutto ha un contatto diretto con i giovani, e qui ritorna il discorso, appunto, il legame forte con Giulio, con i giovani ricercatori. Abbiamo frequentata dagli universitari, da dottori di ricerca, ma anche ultimamente anche da ragazzi della vostra età. Abbiamo giusto con il liceo Vivona, che appunto abbiamo oggi accolto con molto piacere, e anche altri istituti, abbiamo anche facciamo dei progetti anche di alternanza scuola-lavoro, e comunque insomma di progetti che vedono la biblioteca proprio come protagonista, e quindi questo legame con i giovani, con la ricerca, è assolutamente perfetto, diciamo. Per quanto riguarda i temi della giornata di oggi, la biblioteca fa ovviamente all'interno dell'ente, del parco regionale, che come si diceva prima è stato fortemente voluto dal basso, quindi da persone, da grandi personaggi come Antonio Cederna, tra l'altro noi siamo proprio nella sala dedicata ad Antonio Cederna, ma anche da cittadini proprio dal basso, della società, quella che si chiama la società civile, una serie di comitati, di associazioni che hanno fortemente voluto il parco regionale, che non è stato qualcosa di imposto dall'alto, ma è stato proprio voluto dai cittadini che capendo l'importanza di questo territorio, dei valori di questo territorio, si sono battuti appunto perché il parco esistesse. Tra l'altro quest'anno noi festeggiamo il trentennale dall'istituzione, appunto istituito nel 1988, e quindi ci fa piacere più che mai accogliere oggi questa manifestazione. Mi piace anche ricordare, ci hanno fatto un assist proprio i ragazzi, che proprio il prossimo 7 ottobre, proprio da qui, dalla Cartiera Latina, partirà il memorial in onore di Stefano Cucchi. Quindi pensate che bel caso, che intreccio. Quindi vi aspettiamo il 5, ci sarà, diciamo, poi troverete tutto nel sito. Il 5 c'è l'apertura della manifestazione, il 7 sarà proprio qui da noi che comincerà la marcia, e poi il 9 avremo qui Ilaria Cucchi e altre persone appunto vicine alla vicenda tragica di Stefano. E quindi benissimo, i ragazzi che hanno testimoniato, hanno manifestato questo interesse giustamente anche per questa brutta vicenda, bruttissima vicenda che ci riguarda come paese anche, siete tutti invitati naturalmente a essere presenti a quest'altra iniziativa, e quindi vi saluto e vi ringrazio ancora. Chi vuole può fare una
un breve salto a piccoli gruppi, perché purtroppo poi la biblioteca è piccolina, a vedere qual è la biblioteca che spero, insomma, cominciate che anche voi possiate frequentare, e poi faremo un giro nella Cartiera Latina, che è un sito di archeologia industriale, diciamo, interessante. Grazie a tutti. Grazie. Allora, siamo tutti per Giulio. Allora, io devo... Non si fanno mai ringraziamenti, abbiamo già ringraziato ampiamente tutti, però uno sì, lo devo fare, perché complimenti a voi studenti di questi tre licei che avete resistito a questo fiume di parole che vi abbiamo dato. Lasciatemi dire un po' così per invidia che io Ilaria Cucchi ce l'ho domani sera a Milano a vedere e come vedete c'è questa sorta di staffetta che in qualche modo facciamo. Io comunque sposo le parole di Giacomo Ebner, effettivamente è un'occasione sprecata se ciascuno di noi all'uscita da questa iniziativa non dice a un amico semplicemente: guarda, ho fatto questa iniziativa, ho sentito queste cose terribili, ho queste cose di speranza invece, e le voglio comunicare anche a te. Fatelo davvero, grazie.